Tantawani per tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Hammer di Dragon Stake e questo sarà un breve video sulla classifica delle truppe nere di Clash of Clans. Partiamo subito dalla posizione numero 6 ragazzi, in cui troviamo la truppa Segugio di Lava. Il Segugio di Lava è una truppa, come sapete ragazzi, da pochissimo introdotta da Clash of Clans ed è una truppa che secondo me è perfetta per la distrazione delle difese aeree, permettendoci di sbizzarrirci nell'uso di draghi e nell'uso di mongolfiere in degli attacchi di massa. È una truppa chiaramente non utile per il farming, avendo insomma una difesa molto discreta, e la definisco diciamo come una truppa molto kamikaze, nel senso che la usiamo solamente per scopi di uso di draghi, mongolfiere e sgherri. Quindi, come ben sapete, quando schieriamo il Segugio di Lava, quello che farà è andare subito addosso alle difese aeree, e questa è già una cosa positiva che ci aiuterà molto nel creare strategie di attacco con truppe volatili. Passiamo alla posizione numero 5, in cui ho messo la truppa Valchiria. Come sapete ragazzi, la Valchiria non è una truppa molto usata nel gioco, forse perché è debole, forse per altri motivi, però c'è da dire che i giocatori di Clash of Clans ancora stanno sperimentando le potenzialità di questa truppa. Però posso dirvi che la Valchiria è buona, diciamo, per la spinta di trofei, mentre se la volete usare per il farming posso sinceramente dirvi che potrebbe non essere una buona idea, dal momento che questa truppa costa un po' troppo l'Elisir Nero, quindi so che molti di voi diranno costa troppo, quindi no, non lo uso più. Potete però invece usarla in attacchi di gruppo, soprattutto per difendere il vostro castello, dato che sono ottime nella difesa, oltre che ad essere una truppa multi obiettivo. Come sapete, la Valchiria, la sua animazione è quella di far girare l'ascia attorno a sé, il che è molto figo secondo me. Quindi potete usarla ragazzi soprattutto per la difesa nei castelli. Ho visto tantissimi video in cui molte persone le mettono nella difesa del castello, ad esempio ricevendo un attacco di non so 15 barbari. Quello che succede è che la Valchiria si avvicina, fa girare l'ascia e fa fuori tutti i barbari. Ecco perché l'ho messo nella posizione numero 5. Passiamo ora alla posizione numero 4, in cui troviamo questo piccolo animaletto volante chiamato Sgherro. È una truppa molto discreta, oltre che avere una grafica molto carina, secondo me, a me piace tantissimo, soprattutto livello 4 e livello 5. È una truppa ottima per la spinta di trofei, ragazzi, perché so che avrete notato tantissimo che molti giocatori la usano insieme all'incantesimo Furia, facendo attacchi solo sgherri, giusto per ottenere quei trofei e ottenere magari dai 2 alle 3 stelle. Ed è una cosa che ho provato anch'io e funziona tantissimo. È una truppa che funziona soprattutto anche in farming e costano anche pochissimo l'Elisir Nero, quindi è una truppa che io userei molto molto volentieri. Secondo me è una truppa strautile anche come supporto a truppe volanti, come draghi e mongolfiere, un po' come i Segugi di Lava, però qui abbiamo diverse tipologie di obiettivo della truppa. Buona anche per la difesa e per l'attacco del castello, quindi potete usarlo benissimo anche per le donazioni in clan. Passiamo ora alla posizione numero 3 ragazzi, in cui troviamo una delle truppe con la migliore grafica a mio parere del gioco, e sto parlando proprio della strega. Questa truppa che è buonissima per l'avanzamento dei trofei, però non è un granché per il farming, per coloro che vogliono farmare, perché è una truppa che veramente costa un po' troppo e che molto difficilmente si trova qualcuno disposto a donarlo in clan, nonostante siano ottimi per i castelli del clan. Però il perfetto uso della strega è proprio quello di distrarre le difese nemiche, per un attacco quindi molto più vittorioso e molto più efficiente. Passiamo adesso alla posizione numero 2, in cui troviamo una truppa che è stata lanciata su Clash of Clans nel 2013 e che ha con il passare dei mesi cambiato il gameplay e le strategie di gioco, soprattutto a livelli 90+. Sto parlando proprio del Golem, una truppa che è straottima per l'avanzamento di trofei, però non è molto buona per il farming perché, come sapete, è una truppa che costa molto Elisir Nero. Infatti il Golem ha il più alto costo di Elisir Nero per addestramento in tutta Clash of Clans. Usateli sempre sparsi in maniera da essere bersaglio delle difese, così che possiate attorno lanciare quindi le altre vostre truppe e far fuori l'avversario. Passiamo ora finalmente alla posizione numero 1 ragazzi, in cui ho voluto mettere proprio il Domatore, che è forse la truppa più preferita dalla maggior parte dei giocatori di Clash of Clans, che oltre a saltellare e avere quindi un'animazione molto carina, saltellare quindi sul maialino, è una delle truppe che forse ha dato un po' di filo da torcere ai villaggi in difesa, nonché ha dato l'avvio ad una serie di strategie che le avrete sicuramente viste dappertutto, delle strategie anti-domatori. Non è proprio una truppa per l'avanzamento di trofei, però è molto buona per il farming, dato che il suo costo è medio-basso ed ha una potenza quindi molto, molto buona. Il Domatore, come saprete, l'avrete visto in tantissimi video, ha una modalità di gioco che veramente può portare a moltissimi benefici. Il Domatore, infatti, schierato in massa, in maniera corretta e buttandoci gli incantesimi Furia esattamente,
potrebbe risultare una truppa overpower, in grado di darvi quasi sempre dalle 2 alle 3 stelle. Ecco perché, ragazzi, ho voluto metterlo in prima posizione. L'ho usata tantissime volte, ultimamente sto attaccando solamente con i domatori e mi sto trovando veramente veramente molto bene. Sono soprattutto utili anche nella campagna in modalità singolo. Fatelo e ve ne accorgerete. E per questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, mi raccomando iscrivetevi ai canali e ciao a tutti, ragazzi!